Seconda parte in cui vi faccio vedere il mio shopping. Ora facciamo Bershka. Primo capo, ovvero un'altra giacca. Questa volta grigia. La bellezza di questo colore. No. Ma chi è questo pototino pelosa? Ma chi è questa patatina rompina? Charmy. Charmy rompina che è sempre presente, vero? Sì, via, raus. Rispetto a quello di Zara è meno solido, meno, capito, bam, impostato, però è più comodo, barra mi piace un sacco questo grigio. Quindi sono indecisa se tenerli entrambi, se tenerlo solo uno, oppure se fare il reso di entrambi. No, scherzo, questo grigio sicuramente lo tengo, mi piace troppo. Così non si capisce niente, comunque è veramente bello, bello, bello. Qua fatto così, alle tasche, anche dietro, è molto bello. Poi ho preso questo vestito, mi piaceva tantissimo questo marroncino insieme al nero ai lati. Unica pecca, così, netto, ma potevo fare la sfumatura anche sul di dietro? No, solo davanti, e quindi mi dà fastidio che c'è proprio questo stacco di lato, scuro, boom, chiaro. E infatti dietro è così, bella la scollatura appunto sulla schiena, però non lo so, è un po' strano, però è così bello. I don't know. Comunque ho pagato 32,90 euro. No, guarda che se devo fare il reso non me lo cambiano perché lo mordicchi. Piattine veramente comode. Queste qui sono dei mini maglioncini sempre a costine. L'ho preso grigio e marroncino. Così. Questo secondo me sta molto bene anche con i pantaloni di Zara. Quindi queste assolutamente le tengo. E le ho pagate 17,99 euro. Pantaloni, ecco, questi pantaloni di Bershka vestono molto molto meglio, infatti assolutamente li tengo, sono comodissimi, sempre wide leg e pagati 29,99 euro. Sono simili come taglio a quelli di prima, appunto sono lo stesso modello wide leg, però questi vestono molto meglio, sono un pochino più leggeri e non sono larghi in vita, sono belli comodi, morbidi, ecco appunto che finiscono così belli larghi, veramente belli belli belli. E niente, questo è il dietro, mi piace un sacco anche questo colore. Questo blazer vestitino, il problema qual è? Perché c'è sempre un problema che mi ha fatto notare il mio fidanzato, che mi sta largo, però è proprio figo, praticamente fatto così, sempre grigio, io amo il grigio, con questi laccetti che vanno a incastrarsi così in vita, così da stringerla, però sopra mi sta largo, sotto mi sta giusto, ho provato anche la S, mi sta corta, quindi perché? Non so se tenerlo, perché effettivamente la spallina che dovrebbe stare sollevata, vedete che fa un po' boom, cioè non è bella dritta, tende a scendere, quindi fa le spalle un po' cadenti. E per il resto comunque è bellissimo, mi piace un sacco il colore e credo proprio che lo terrò, perché comunque mi piace questo modello, cioè è veramente veramente figo. Questo era tutto il mio shopping da Bershka e Zara. Fate sapere cosa ne pensate. Niente.